Cerri, presidente dell'Associazione di Scarti. Questa conferenza stampa ha due obiettivi principali: la risposta ad alcune critiche e fare il punto sulla situazione che c'è oggi al Dialma e le prospettive con un nuovo bando. Partiamo dalle critiche. Sì, diciamo che più di critiche le definirei affermazioni poco vere, ecco, per usare un eufemismo. Diciamo, abbiamo chiarito il fatto della nostra presenza al Dialma Ruggero dal 2011, il fatto che noi non abbiamo mai gestito la struttura, ma la struttura è sempre stata gestita dal Comune della Spezia. Noi avevamo un contratto di residenza che prevedeva l'utilizzo limitato e di alcuni spazi, non di tutti gli spazi, e comunque limitato ad uso gratuito solo per l'attività di produzione di spettacoli. Per altri tipi di attività, come ad esempio dal 2014, abbiamo iniziato, come le altre associazioni, a pagare un affitto con le tariffe applicate alle altre associazioni. Negli anni inoltre ci sono state altre convenzioni di residenza artistica all'interno del Dialma Ruggero, con lo spazio dato a associazioni, gruppi di persone, artisti ad utilizzo gratuito. Quindi anche la critica, diciamo, l'idea che il Dialma Ruggero fosse chiuso alle associazioni e avesse qualcosa di un utilizzo esclusivo da parte solo di determinate associazioni è infondata, ed è dimostrabile anche andando a vedere ad esempio i dati della SIAE, che sono verificabili negli uffici SIAE. Per fare un esempio, gli eventi che sono stati svolti in auditorium dal 2011 a oggi sono stati 386, l'associazione Scarti ne ha organizzati 110, quindi il 28%, e mentre gli altri sono stati organizzati da altre associazioni. Di questi 110, gran parte erano eventi legati al progetto Fuori Luogo, che ricordiamo che è un progetto a sé stante rispetto alla residenza. Infatti il progetto Fuori Luogo è un progetto coprodotto da Scarti, Comune della Spezia, Associazione Balletto Civile, Associazione Casarsa Teatro e fino al 2016 da Associazione Roberto Ugo Castagna, e negli ultimi tre anni è sostenuto da Compagnia di San Paolo. Quindi, diciamo, noi per la residenza inoltre non abbiamo mai ricevuto un contributo dal Comune. L'agevolazione era quella di utilizzare gratuitamente gli spazi per l'attività di produzione. Quindi queste sono solo alcune affermazioni poco corrette che non solo nell'ultimo periodo ma anche nel passato hanno circolato, e quindi oggi volevamo fare un punto di chiarezza su quella che è stata realmente l'attività nostra e delle altre associazioni del Dialma. Abbiamo presentato un dossier dettagliato con allegati i documenti ufficiali, pubblici, che sono consultabili da tutti, e quindi chiunque abbia ancora dei dubbi, dei chiarimenti, può consultarli anche sul nostro sito. C'è il dossier, l'abbiamo consegnato a tutti i giornali, e quindi nel massimo della chiarezza e della trasparenza. Rispetto invece alla proposta avanzata dall'amministrazione, quindi al passaggio della struttura da cultura al settore patrimonio, la vostra posizione in merito? Sì, diciamo che noi stiamo aspettando degli atti ufficiali prima di esprimere qualunque tipo di valutazione. Abbiamo un'impostazione di apertura verso un'ipotesi di riorganizzazione del centro. Siamo anche disponibili, come più volte detto, all'assessore, e anche in incontri informali, perché comunque il dialogo, c'è un dialogo, c'è un confronto schietto e normale, come è normale che succeda in queste cose. Appunto, un'apertura per venire incontro anche alle esigenze di risparmi o di maggiori incassi per il Comune, viste le difficili situazioni finanziarie che capiamo che possono essersi presentate. Tuttavia riteniamo rischioso, o comunque siamo
un pochino preoccupati, non avendo ancora dei dati certi del passaggio al patrimonio e soprattutto delle cifre dei costi che andrebbero a gravare sulle associazioni rispetto a una gestione diretta. Nel senso che appunto questo comporterebbe inevitabilmente un aggravio dei costi. Dobbiamo capire quant'è questo aggravio e se soprattutto è sostenibile rispetto al panorama delle associazioni che sono presenti oggi in Dialma e che hanno negli anni dato dei risultati molto positivi, come tutti possono riscontrare, sia a livello di città che fuori città. Quindi la domanda è questa. Fino a quanto diciamo può essere sostenibile un aggravio dei costi per le associazioni che già sono dentro e che già hanno lavorato bene. Noi su questo punto vogliamo aprire una discussione, un percorso partecipato con l'amministrazione senza alcun intento polemico né di scontro. Sono nate delle preoccupazioni all'interno del quartiere e degli utenti del Dialma Ruggero che diciamo hanno anche spontaneamente dato avvio a delle iniziative, delle richieste di risposte da parte dell'amministrazione, delle raccolte firme, ma noi abbiamo sempre anche detto ai nostri utenti, ai nostri associati che vogliamo appunto dialogare con l'amministrazione per trovare la soluzione migliore, perché il centro di Dialma Ruggero è una struttura troppo importante per la città per diventare un oggetto di una strumentalizzazione politica o perché corra il rischio che con alcuni passi falsi venga vanificato il lavoro che è stato fatto in tutti questi anni. Quindi atteggiamento di massima apertura e collaborazione con alcune criticità che noi abbiamo esposto rispetto all'impostazione che ancora non è quella ufficiale e aspettiamo gli atti. Grazie. Grazie a voi.